Allora, partiamo con la MX2 Agonisti, con i soliti manichetti che si annidano dentro. Gabriele Otteri in pole position, poi si rivede Corrado Papa, Paolo Ricciutelli, 325isti giovani e incazzati, con Algati Tommaso a ridosso, Maxia De Angelis, Carlo Santori, Gianmarco Cenrelli, Thomas Campidelli, Giacomo Spadoni, Tomo Massetti, Marcello, i primi 10 di questa manchettina tutto pepe riservata ai ragazzetti della MX2 Agonisti. Quelli che fanno il 125 all'italiano sono ospitati da questa categoria e spesso dettano legge. Bello sarà vedere il duello Otteri Papa Ricciutelli. Bisogna essere bravi a partire, ma la pista di fermo dà grandi e ampie possibilità di attacco e sorpasso, quindi vediamo. Partiti! Vediamo la partenza in testa, qui vediamo il 209, poi si toccano, attenzione, si tocca Blanca con Algati e intanto Cenerelli davanti a tutti, bravo! Il coach Samuele Ciacci ha insegnato bene al pilotino. E intanto un po' di polvere che non ci fa vedere tanto, andiamo a vedere nella parte bassa cosa succede. Vediamo chi spunta e intanto vedo un attacco in fondo, Papa attacca! Vediamo chi è in testa a questo gruppetto. Parliamo di Papa Corrado che attacca Otteri e poi c'è Cenerelli, lì attaccato, e quindi vediamo una Husqvarna, dovrebbe essere Spadoni, pilota umbro che si sta dando bel da fare quest'anno. Scusate ma non riesco a vedere lo schermo, cazzarola, oggi c'è una luminosità pazzesca qui a Monterosato, è caldo, c'è il sole, terreno chiaro che riflette. E intanto Papa oggi c'ha veramente il diavolo in corpo, stacca tutti, cerca la vittoria a tutti i costi, poi Otteri Cenerelli. E intanto vediamo, godiamoci le salite di questi scalmanati. De Angelis, li cominciamo a rivedere che salgono ancora qui nella parte centrale del tracciato dove si vede quasi tutta la pista, con Papa che non ne vuole sapere, non ne vuole sapere Papa. Otteri non riesce a chiudere momentaneamente il gap e intanto se la deve vedere anche con Cenerelli, Gianmarco che forse in prova non ha dato il meglio di sé ma in gara e ce lo trovi sempre. E intanto Spadoni, attenzione perché arriva da dietro qualcuno che gli può dare fastidio, e tra i due vedo un Maxia De Angelis veramente propositivo e molto in crescendo, con Ricciutelli che sta mettendo il pepe sulla coda a questo terzetto. E intanto Papa riesce a staccare di quel poco che serve ad Otteri. E intanto Cenerelli, il terzetto è molto stabile, ma andiamo a vedere che cosa succede dietro di loro, perché è interessante vedere Venanzi che deve guardarsi dall'attacco di Maxia De Angelis e dietro arriva Ricciutelli. Lì saranno, e infatti De Angelis attacca Venanzi e anche arriva Ricciutelli che da lì a poco, e attenzione perché Venanzi lotta come una furia, cerca di proteggere la posizione a tutti i costi, ma Ricciutelli sicuramente non si darà per vinto e infatti attacca in questo istante. Ma la maggiore potenza della onda di Venanzi la spunta. Intanto Spadoni sta perdendo qualche posizione. Colpo di scena. Papa cade dal via libera. Deve aver fatto un errore nella parte bassa, quella che non vediamo di là, e dal via libera ad Otteri, che ora conduce su Cenerelli. Errore di Papa, peccato perché oggi ne aveva veramente tanto. E intanto grande lotta tra Maxia De Angelis, pilota di duo abruzzese, si sta giocando la quarta posizione con Ferocia, hanno passato l'altro abruzzese Venanzi
e da dietro per ora sta arrivando un altro brutto cliente. Pardon, non si tratta di Maxia De Angelis, ma è Carlo Santori. Scusate, Maxia De Angelis sta arrivando proprio ora. Sta arrivando proprio ora dietro Venanzi. Era Carlo Santori che è riuscito a sopravanzare. Grande forma per il pilota di Grotta a Mare. Situazione invariata in testa con Oteri Gabriele che conduce su Ricciutelli, pardon, su Gianmarco Cenerelli, tutti Elli qui finiscono. Papa ha tardato, non ho ben capito che errore possa aver fatto dopo partenza avanti, in testa, poi staccava gli avversari, aveva un bel passo e a un certo punto ce lo ritroviamo terzo. Nel frattempo Paoletto Ricciutelli attacca Carlo Santori e si vuole portare a ridosso di Papa e sembra poterci riuscire perché il passo dell'abruzzese è veramente, veramente veloce. Quindi, duello tra Maxia De Angelis e Algati. Grande duello tra il giovane ragazzo di Osimo o giù di lì con il pilota abruzzese di Colonnella. Andiamo a vedere Oteri che a due giri al termine riesce ad imprimere un bel ritmo che riesce a staccarsi un po' dalla morsa in cui l'aveva messo Cenerelli. Respira un po', ma nel frattempo qui vediamo Giacchè e Ricciutelli riesce a sopravanzare Papa proprio nelle battute finali. Due giri al termine, Papa sembra non gradire molto e infatti prova a contrattaccare il pilota abruzzese. Vediamo se sarà bravo e infatti si affiancano sul salto, saltano vicinissimi. Papa non molla. Bel duello tra i due. Adesso vediamo se riuscirà a capitalizzare la potenza della sua TM in salita. Ma Cenerelli è molto bravo. Ricciutelli, pardon. E siamo all'ultimissimo giro con Gabriele Oteri davanti. Pilota siciliano con licenza marchigiana. In forza al Motoclub Monterossato su TM. Che porta a casa questa gara 1 con uno scatenato Gianmarco Cenerelli, team MX Races dietro. Adesso c'ha anche da vedersela con un doppiato. Poi in arrivo il duo Ricciutelli Papa che non ha mollato fino adesso e non è escluso che Papa possa riportarsi sotto al pilota abruzzese e di rendere Pumper Focaccia. Infatti adesso prova l'attacco stretto largo, si lancia in discesa. Vediamo questo duello molto molto bello e intanto taglia il traguardo Oteri e cade Papa ancora. Peccato, peccato, peccato per il pilota di Osimo. Nel frattempo finisce questa gara 1 riservata agli agonisti MX 2 con Gabriele Oteri che porta a casa il risultato migliore. Ed è tutto pronto per questa MX 2 della agonisti con i 125isti là davanti scatenati. Prima vittoria di Gabriele Oteri su TM con Cenerelli secondo. Terza posizione per Papa che era partito fortissimo. Attenzione partiti. Andiamo a vedere che cosa succede là davanti. Vediamo un casco giallissimo che è quello di Ricciutelli sembra. Ma Santori, grande partenza con Papa che arriva tutto esterno. E intanto caduta dei, sembra Aliberti. Un numero 147, poi li vediamo venire su con Carlo Santori e Algati subito dietro con Paoletto Ricciutelli, Cenerelli, poi abbiamo Tomassetti, ne abbiamo visti diversi.
poi nel marasma generale si lanciano. E cavolatissima di Papa, oggi non è giornata per Papa, molto veloce ma è caduto, e adesso tutto da capo per il pilota di Osi. Nel frattempo grande parapiglia lì davanti. Praticamente rifacciamo un riassunto delle puntate precedenti con la partenza davanti di Santori, ma poi Alcati attacca e passa a condurre con Santori in seconda posizione, Cenerelli in terza. Nel frattempo caduta di Ricciutelli che era partito lì davanti, ma al panettone sbaglia qualcosa, brutto ruzzolone per il pilota abruzzese, che però si è rialzato con una spalla un po' dolorante, speriamo niente di grave per lui. E Tommaso Algati in arrivo con dietro la muta di lupi scatenati rappresentati da Santori, che non molla la presa, non vuole lasciare la speranza di poter vincere questa gara, ma attenzione perché ecco Algati che arriva col suo piccolo 125. Attenzione a Cenerelli perché Cenerelli è lì dietro. La gara è dura e difficile. Gianmarco non molla, anzi attacca proprio in questo istante all'esterno. Traiettoria interna per Santori, traiettoria esterna per Cenerelli, con Algati lì davanti che vuole fuggire. Santori lì dietro, Cenerelli whippa dietro il pilota di Grottammare, vuole portare l'attacco, sicuramente ora sta tirando. Eccoli che salgono sui doppi in salita della parte alta del tracciato di Monterosato. Cenerelli si fa molto propositivo, ma lì dietro attenzione perché qui c'è Otteri che è rimasto intruppato e sta cercando di rimontare con dietro il cingolano Tomassetti con su Kawasaki a tenere la scia, quindi si riaffaccia nelle zone alte della classifica il pilota di Fabriano. Inquadriamo anche Ricciutelli, un plauso alla sua grinta, caduta rocambolesca, grande capitombolo, ma rimonta in sella nonostante gli acciacchi che sicuramente si è procurato, e intento in una bellissima rimonta, bravo Paolo. Nel frattempo ripassa sotto di noi la nostra postazione e qui no, attenzione perché Cenerelli riesce a sopravanzare Santori. Prima stavamo parlando di Cofani, Niccolò, adesso lo andiamo ad inquadrare. Bravo Niccolò, ha cambiato la moto, si è visto, prima con una vecchia squarna, adesso squarna nuova per lui. E intanto Gabriele Otteri, partito non benissimo il ragazzo siciliano, arriva Marcello Tomassetti proprio adesso a passare qui sotto, quindi andiamo a vedere cosa succede lì dietro con Cofani che guida un gruppetto di scalmanati. Quindi c'è Spadoni, poi abbiamo Goffredi, ma Luca su un 125 si sta preparando per l'italiano 125, passa dal 4,5 al 125 con disinvoltura. Poi dietro attenzione perché Corrado Papa sta rimontando bene dalle retrovie dopo la partenza disastrosa di prima. E passa Tommy Algati proprio adesso, poi arriva Cenerelli, due ragazzini terribili su 125. Santori deve abdicare in favore di questi giovincelli scaltenati, ma occhio a Gabriele Otteri perché sta arrivando come una palla di cannone sul rettilineo molto lungo qui del Monterosato di Fermo. Un plauso agli organizzatori perché la pista, a mio avviso, a seconda, a parte che è tutto opinabile, però secondo me è stata ben preparata, ben irrigata, oggi non si può fare altrimenti. E passa Tomassetti, quindi scivola o non scivola, oggi si corre così. Quindi bellissima rimonta di Corrado Papa e quindi arrivano nell'ordine Goffredi e Spavodoni. Riandiamo su Tomassetti che si butta. Mancano due giri al termine per il pilota di Ancona. Tommy Algati vince la sua prima manche nella categoria agonisti MX2 con Cenerelli dietro
Grande passo per il pilota in forze al team Carpe Diem. E intanto Polverone, ma attenzione perché Santori sta subendo l'attacco da parte di Gabriele Oteri. Vediamo se riuscirà in due giri a mantenere la posizione. Nel frattempo arriva anche qualche doppiato. E siamo sulla bandiera a scacchi per il pilota anconetano Tommy Algati, bella whip, festaiola per lui. Arriva ora Gianmarco Cenarelli, belle le whip con Oteri a pochi metri proprio. Grande la rimonta del siciliano. E dopo di loro il vuoto completo, vuoto assoluto. Bel passo veramente per i ragazzini terribili. Arriva un Santori con il suo 40. 40 anche più o meno gli anni di Carlo, che si cimenta con questi ragazzini assettati di sangue. Bravo per il concessionario Yamaha di Grottammare.